Sindaco Borrelli, oggi una giornata molto importante per la comunità parrocchiale di Monte Marcone e più in generale della Val di Sangro, con l'arrivo del nuovo parroco, un avvenimento possiamo dire epocale, visto che il precedente parroco, Don Claudio Pellegrini, ha esercitato la sua opera pastorale per tanti lustri. Sì, difatti abbiamo ringraziato Don Claudio per questi 28 anni di lavoro e di attività pastorale di questa bella chiesa che lui ha ingrandito, ha contribuito a rendere più importante. Abbiamo dato anche naturalmente il benvenuto al nuovo parroco Andron Andrea, che si troverà davanti un lavoro importante da fare, perché, come abbiamo cercato di dire brevemente nel saluto introduttivo, abbiamo bisogno di riscoprire i valori, di riscoprire le ragioni della nostra esistenza, delle nostre radici, l'identità, che è un insieme di caratteristiche che fanno l'uno diverso dall'altro, anche come gruppo, è importante, determina un segno di appartenenza, ma questa appartenenza deve essere coniugata con il concetto di comunità. Il concetto di comunità è fondamentale. Se non vogliamo perdere le caratteristiche identitarie, dobbiamo ispirarci e richiamarci a quei valori religiosi ma anche comunitari, soprattutto della nostra comunità locale, per renderla più unita, più prospera, in pace e più serena. E da questo punto di vista la Chiesa e la parrocchia di Monte Marcone hanno un ruolo importante e fondamentale da svolgere in tutta la nostra comunità atessana. Un clima sereno che capita proprio nel momento giusto. Sì, penso di sì, perché appunto poi al di là delle diatribe, appunto delle contrapposizioni e delle spinte, diciamo, centrifughe, bisogna appunto ritrovare i valori essenziali che sono quelli della comunità. Mi sono permesso di citare anche una frase di Karol Wojtyła, che diceva che l'amore non è una cosa che si può insegnare, l'amore è una cosa importante che bisogna imparare, e tutti noi dovremo imparare per vivere meglio nella nostra comunità. Il nuovo parroco della parrocchia San Vincenzo Ferrer di Monte Marcone, Don Andrea Rosati, proviene dalla parrocchia di Villamagna, una parrocchia molto grande, rappresentata da numerosi cittadini presenti oggi all'insediamento qui a Monte Marcone e guidati dal sindaco Sergio Dario De Luca, al quale vorrei chiedere di parlarci brevemente del nuovo parroco, farcelo conoscere meglio ai suoi nuovi parrocchiani, me compreso. A noi ieri sera, nel saluto che abbiamo avuto a Villamagna, ho ricordato che Don Andrea per noi è una grave perdita, perché non ancora fa 2 anni, che il 12 settembre di 2 anni fa è venuto, adesso stava iniziando a lavorare bene e dobbiamo ricominciare di nuovo. Io volevo, non sembra una battuta, essere un po', no, polemico, perché il vescovo glielo ho detto che non ho capito questa sostituzione, e purtroppo noi abbiamo già tanti problemi, la chiesa, le cose, e io mi ritengo un sindaco un po' sfortunato con i preti, perché per 47 anni abbiamo avuto un prete solo, Don Ernesto. Inizia la mia amministrazione nel 2014, 4 preti, e mi sembra esagerato, è stato veramente, l'ho detto al vescovo, veramente sono sfortunato io. Comunque, bando agli scherzi, faccio tanti auguri a Don Andrea, perché merita questo, diciamo, per me io l'ho chiamata promozione, ma non so se è una promozione, merita questo posto, questo lavoro, perché è una persona veramente in gamba, che lavora bene con i giovani. Adesso stavamo riprendendo un po', perché dopo il terremoto, tutta la chiesa chiusa, abbiamo avuto tanti problemi, e lui purtroppo ha vissuto questi momenti drammatici di Villamagna. Ecco perché adesso che stavamo uscendo da questo buio, purtroppo va via. Grazie. Da chi verrà sostituito, che lei sappia? Dovrebbe venire Arnaldo La Cioppa, sì, da Chieti, sa che ha 54 anni. E speriamo bene, perché sembra che non debba risiedere a Villamagna, perché la mamma non sta poco bene, fa andata e ritorno per questo, adesso stiamo aggiustando anche la casa canonica. Speriamo bene che sia come Don Andrea,
noi speriamo in Dio, insomma, perché ne abbiamo bisogno in questo momento di una guida spirituale. La prima volta che prendo la parola di fronte alla mia nuova comunità parrocchiale. Consentitemi però, anche in questo clima bello di accoglienza, di benvenuto, di festa, che io esprima il mio pensiero e il mio affetto per il giovane Toni, che ieri è tornato alla casa del padre. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia, a tutti coloro che vivono questo momento di prova e di dolore. È stato in qualche modo la prima persona che io ho conosciuto, perché dopo l'incidente diversi di voi mi hanno contattato privatamente chiedendomi di pregare per lui. E allora ecco che l'ho portato nel cuore anche nella celebrazione di questa sera. Adesso, come pastore, io poco fa, dinanzi all'arcivescovo, ho rinnovato il mio impegno all'obbedienza. E nell'obbedienza e nella volontà di Dio che accolgo questo nuovo incarico. Eccellenza, io dico grazie a lei per la fiducia che ha sempre riposto nei miei confronti ogni volta che mi ha affidato l'incarico e il servizio in una comunità parrocchiale. Io spero di essere all'altezza di tutta questa bella accoglienza che mi avete riservato. Sappiate che sono pieno anche di limiti, di difetti. Ci impareremo, ecco, a conoscerci nel corso del tempo. E quindi in qualche modo mi consegno anche a voi, al vostro affetto, alla vostra amicizia, ma soprattutto alla vostra preghiera, davvero ringraziandovi di vero cuore per la vostra gioia, per la vostra accoglienza e per anche i tanti messaggi che mi avete inviato dal 10 giugno fino ad oggi. Quindi grazie di cuore. Desidero ringraziare il sindaco, l'amministrazione comunale, i carabinieri per la loro presenza e per la partecipazione. Rivolgo il mio grazie al signor sindaco per le parole di benvenuto, di accoglienza, disponibile, ecco, alla collaborazione per il bene non solo di questa comunità parrocchiale ma del nostro territorio. Quindi per quello che è umanamente possibile c'è la disponibilità del cuore, sempre nello spirito del Vangelo e dell'insegnamento di Cristo. Desidero ringraziare i confratelli sacerdoti della zona pastorale, i sacerdoti di questa parrocchia, il vicario generale, Don Cassio, Domenico e Don Claudio, per anche i segni di attenzione che mi hanno riservato. A Don Claudio dico il mio grazie perché nei giorni passati, quando ci siamo incontrati, davvero nelle sue parole con cui mi ha affidato questa parrocchia è emerso tutto l'amore e l'affetto che ha avuto e che ha per questa comunità. E spero, ecco, di portare nel segno della continuità pastorale tutto ciò che il Signore attraverso il vostro parroco vi ha affidato in questi anni. Ringrazio tutti quanti, i confratelli, anche i sacerdoti che sono venuti da altre parrocchie. Il mio grazie ancora alle comunità che ho accompagnato in questi anni e che questa sera sono qui, in maniera particolare la comunità di Villa Magna, che è numerosa, presente in questa celebrazione, come anche la nostra. Amicizia e sostegno in questi due anni di servizio pastorale. Ringrazio anche la comunità di La Maria Perini, che è qui. Grazie di cuore a tutti quanti per il vostro affetto e per la vostra amicizia. E lo faccio ancora anche questa sera, la sera domenica, nella celebrazione di saluto, ho voluto rivolgere un pensiero di un saluto e l'affetto e la gratitudine alla mia famiglia, in particolare alla mia mamma e al mio fratello che mi seguono, mi stanno sempre accanto, anche come mio papà che dal cielo sicuramente prega ed è presente.
Eccellenza, io ho fatto una promessa a mio padre negli ultimi istanti. Mi ha chiesto di prendermi cura della mia famiglia e io devo anche mantenere questo impegno, quindi grazie. Portarvi tutti nella preghiera, come il Vangelo ci ha ricordato in questo giorno, nello spirito dell'annuncio, ecco, bisogna lasciare tutto per andare dove il Signore ci chiama e ci manda. Quindi mi affido al Signore, alla Madonna della Valle, a San Vincenzo, per questo cammino di fede in mezzo a voi. Grazie di cuore a tutti. Oggi posso dire che sono veramente felice. Grazie.